Avenger, ragazzi, qui The Rider 3000 con Tomb Raider di Angel of Darkness. Allora, siamo rimasti l'ultima volta con Lara e intrappolati, che sto dicendo, diciamo, Lara all'entrata del nascondiglio di Bouchard. E spero mi potete sentire, ho deciso di tagliarlo là perché sennò durava 50 minuti e non volevo annoiarvi con 50 minuti. Quindi iniziamo e poi alla fine del video ho un annuncio da farvi, quindi me lo devo ricordare. Molto bene Lara, brava, bravissima. Dai. No! Ok. Vabbè, ho visto la faccia prima. Wow. Posso salirci sopra. Ok, non facciamo papere. Non facciamo un papere adesso. Posso salire? Non mi sbaglio, papà, se non mi sbaglio, dovrebbe essere Bouchard.
Cos'è successo al tuo uomo nell'altra stanza, Bouchard? Ad Arnaud? C'è qualcosa che devo sapere a riguardo? Forse. Potrebbe essere collegato a quanto è capitato a un amico. E dubito. Portatela fuori di qui. Conosci qualcuno di nome Eckhart? Mai sentito. Ok. Tempo fa aiutasti un mio amico. Si chiamava Werner von Kroy. I nomi non significano molto. Nemmeno quelli veri. Che cosa voleva? Mappe e informazioni sul Louvre. Ricordo, 4 settimane fa, voleva portare una comitiva di turisti giapponesi a vedere la Mona Lisa. Qui dobbiamo parlare molto gentilmente con i vecchi. Vacci piano, Bouchard. Ieri ho perso un amico e io sono accusata del suo omicidio. Ho sentito la notizia di un nuovo omicidio del Monstrum. Tu che ne sai al riguardo? Niente che possa interessarti. Ti stupirebbe sapere quanto in realtà il Monstrum mi interessi. Il mio amico? Il Louvre? Già, l'accademico. Voleva l'accesso ad alcuni recenti scavi archeologici nel Louvre. Gli ho dato un contatto. Lo vuoi anche tu? Non solo. Mi serve una 9 mm, uno zaino e dell'esplosivo. Sì! La Parigi di oggi non è certo un posto tranquillo. Perché? Mi sembri una che sa badare a se stessa. Hai ciò che mi serve? So chi fa il caso tuo, Daniel Ren. Lavora al banco dei pegni all'incrocio tra Rue Saint-Marc e Cours-la-Seine. Che cosa suggerisci? Uno scambio. Ho dei documenti da fargli avere. Dei passaporti. Potresti pensarci tu a recapitarli? Perché non mandi uno dei tuoi a consegnare i passaporti? Non ho la persona adatta. Cos'è accaduto al tuo uomo nell'altra stanza? Anche lui si occupava di consegne per conto tuo? Ah, povero Arnaud. Era uno dei migliori. L'unico essere sopravvissuto a 4 attacchi. Attacchi? Di chi? Domanda interessante. Non lo sappiamo. Non ancora. Forse del Monstrum di Parigi? Stiamo valutando le ipotesi. Fai attenzione. Un'automatica aiuterebbe. Ne hai venduta una al mio amico von Kroy. Mi serve un'arma. Erano altri tempi. Adesso ci serve tutto l'arsenale disponibile. Ren è il tuo uomo, intesi? Ok, affare fatto. Ren è il mio uomo, lo è sempre stato. Perché non l'ho saputo prima? Ah!
voglio avere questi bug adesso, perché solo quando registro li ho? Tomb Raider, The Angel of Darkness, è la mia tortura. Sei la mia tortura. Vedi, vedi, sei la mia tortura. Che c'hai? Ci vediamo dopo, scusate. Eccomi ritornato, scusate, è che ho dovuto riavviare il gioco da capo e spero che adesso si risolva tutto. Non so perché, chi c'ha? Non so chi ha oggi, Lara. Ti sei svegliata male? Siamo nella chiesa di Santa Eckhart. Noi andiamo a prendere dei ricetti velocemente. Le mie gambe sono più forti. Le gambe sono più forti, quando sapessi. Andiamo a prendere velocemente questi oggetti, eh. Allora andiamo a prendere qua sopra. Aspettate. Così magari mi sentite. Parapapapam. Sei attenta? Senti. No, i dialoghi si devono sentire. Telefono. Telefono a casa. Un anello. Ok, adesso dobbiamo ritornare dove stavamo per poi prendere velocemente gli oggetti e andare finalmente a fare la rivincita del salto magnifico della parte che sto facendo, sì, della parte 2. Fare il magnifico salto che non riuscivo a fare. Poi andiamo anche nei bassi fondi. Andiamo nei bassi fondi, sì. E poi possiamo, diciamo, finire. Ok, medikit può sempre essere utile. Allora, saltino veloce. Bravissima. Brava Moncherie. Oh, che cacchio ha detto? Brava Moncherie. Mostro perché sto facendo dei salti super giganti. Sì, certo, andiamo velocemente, dai. Non ce la faccio da qua fino a là. Vero. Non ce la faccio. Raga, ti odio. Questo gioco è quello che mi fa più incacchiare di tutti. Mi spieghi perché mi fa incacchiare così tanto? Perché questo gioco mi fa arrabbiare così tanto? Non voglio parlare con questo, non mi va. Se volete parlare con lui, lui è colui che vuole barattare i tuoi soldi con l'orologio. E dovete scommettere su uno dei due giocatori. E poi a seconda di come va. Dai Lara, non ho tempo da perdere, su Lara. Dai Lara, no! Certo. Farò papere, dicevo. E queste le chiami papere? Queste saranno assurdità. Cioè, voglio proprio vedere come ci godrà Anya Bloodshell a vedere questo gameplay. Io, anche Easy Gamer, che saluto. Anzi, in verità saluto tutti e due. Alleluia. Dai Lara, non abbiamo tempo da perdere, su, veloce, 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 veloce.
Dai, dai, su, sull'aria, dai, dai. Andiamo velocemente. Siamo nel ghetto di Parigi, dai, su, 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 velocità. 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 Allora dove dobbiamo andare? Ah, sì. Ghetto di Parigi, seconda parte. Questo è il dietro le quinte. Eccoci qua. Salviamo. Salviamo, salviamo. E opzioni audio che non si sente niente. Anche gli effetti. Ah, che pizza. Ok ragazzi, avventuriamoci direttamente nei bassi fondi, su veloce, 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 che non abbiamo tempo da perdere, che il tempo è denaro. Soprattutto in gameplay, eh? Eccoci qua. No, sì. Wow, wow. Allora. Dai, un salto l'ho portata, ce la puoi fare. Bravissima, brava, brava cara. L'anello, se non mi sbaglio, l'abbiamo già preso, che stava dall'altra parte di sotto, sì. Munizioni per... non mi ricordo che pistola è. Dai, con velocità, su. Non sono abbastanza forte. Sì, ma c'è un medikit e basta, se non sbaglio. Ah sì, e altri 500 euro. No. Là, voi dovete andare da quella parte se volete prendere un anello che io ho già preso prima. Quindi che dire, possiamo ritornare sopra, sono veloce, 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 veloce! Ghetto di Parigi, andiamo al salto magnifico della parte 2 che non sono riuscito a fare. Eccoci qui, siamo alla svolta finale. Il medikit. Una ravolta. Beh, lo prendiamo. Ma già lo posso salire facilmente. Un'altra volta, vabbè. Non fa niente. Ok ragazzi, eccoci qua, ce la facciamo? No! Aspetta, Lara collabora. Sì! No! Carmeli, dobbiamo essere Carmeli. Allora, Lara ti meno, vengo là e ti meno, giuro. Andiamo un po' più là. Perché qua sicuramente morirò. Farò una morte assurda, quindi salviamo. Andiamo qua. Mi sa che ho sbagliato. No, spero di no.
abbiamo tempo da perdere. Veloce. Scusate per questo gameplay un po'. È molto impicciato. È talmente impicciato, ragazzi. Allora, se questo è impicciato, quelli prossimi come saranno? No! Allora, calma e sangue freddo, Alex, ce la puoi fare. Caricati su. Eccoci. Sì, ce l'abbiamo fatta. Che cosa troviamo finalmente? Dei soldi e la barretta di cioccolata che fa ingrassare. Aspetta, devo fare una papera qua. Oddio, che palle quando succede così. Perché? Mi dico perché? E dico perché, non perché. No! Lara, di meno! Lara, vengo là e ti uccido, giuro! Perché non collabori con noi? Collabora, diamine, diavolo, collabora! Dai che dobbiamo finire questo gameplay, su! Come faccio a finirlo se tu non collabori? Vedi? Carichiamo, va! Ragazzi, scusate, questo è sclero time, panico time al 100%, Ma perché? Io dico perché? Soldi e cioccolato. Salviamo. No. Qua, ho detto qua. Eccoci. Alleluia. Ammazza che salto. Oh, mi piace. Tanti mi piace per questo salto. Mi raccomando. Sono un figo. Stavo parlando di Lara. Finalmente possiamo andare al Monte dei Pegni. Dai, veloce, su. Con il nostro commerciante maleducato. Si trattano così le signore. Ren, ci sei? Non c'è. E qui passa avanti. Ma non c'è traccia di Ren. Non lo vedo. Ehi! Ma no! Ma dai! Chi l'avrà mai ucciso? Oh, sento puzza di guai. Ta-da-ta-ta-da, ta-da-da-ta-da. 1, 4, 5, 2, 9. Veloce. 1, 4, 5, 2 e 9. Werner non ha più avuto modo di riprenderselo. Una pistola di dardi. Un'altra pistola. Una bomba. Mappe sull'Upria, se non mi sbaglio, sì.
munizioni e la mappa. Dannazione! Oddio! Si direbbe... Veloce! Lara velocissima, devi essere super veloce adesso. No! Sì! La sigaretta di rifiuto. Curtis! Ciao Anya Bluchel! Ammira Curtis, ammira i suoi occhi super fantastici, esagonali. Spendo. Te ne freghi, eh? Ah sì, bravo, inquina l'ambiente con la sigaretta, bravo. Sguardo super sexy, eh? Certo, vattene, dai, brava. Stimatissimi membri del Cabal, l'ora della ricompensa è ormai vicina. Vi lascio il filmato, eh? I primi 3 dipinti Obscura sono già nelle nostre mani. Non è vero! Un nostro contatto, il professor Von Croy, ha individuato il quarto qui, a Parigi. Una volta recuperato, ci radunieremo tutti a Praga. È ora di risvegliare il dormiente. Sono sicuro che questa volta avremo maggior fortuna. Quindi sono 5 dipinti Obscura. A Praga siamo molto vicini anche al 5° dipinto Obscura. E dobbiamo prendere i 2. Ci ritroveremo allo Strahov, Gunderson. Maestro Eckhart. Dici, dai, ti ascoltiamo. Chi fai? È pronta la squadra per il quarto dipinto? Certamente. Non è vero. Ah, lui ha tipo poteri magici. Ok, ragazzi, siamo arrivati ai canali di scarico. Dopo questa parte chiudo. Adesso subito chiudo. Lasciamo Lara. Eccoci. Allora, che vi dico? Salviamo. Che cosa vi posso dire? Allora, grazie per avermi seguito. Se vi è piaciuto mettete like. Se non vi è piaciuto mettete dislike. Non me ne frega niente, i fatti sono vostri. Un saluto a tutti. E ci vediamo al prossimo video e Bang J!